Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Drumstart, questa volta è una intervista non da remoto ma di persona eh, con un ospite che avremo prestissimo in una delle prossime live. Il mitico Pierpaolo Ferroni. Maestro, come stai? Bene, Tutto bene? Tutto bene. Grande. senti, io sono contentissimo di, di essere riuscito ad accalappiarti per, per fare questa chiacchierata eh, dal vivo con te, insomma. Non, eh, mi sembrava doveroso organizzare qualcosa che mettesse correttamente, secondo me, in risalto eh, una, eh, in qualche modo un'eccellenza italiana. Nel senso che la. Quello che tu hai, la cosa della quale parleremo tra poco, è veramente secondo me una cosa importante, ok? Quindi eh, mi faceva veramente piacere eh, farla conoscere e condividerla con tutta la comunità dei batteristi, insomma. Sì. Allora, tu sei eh, l'unico italiano, sì. l'unico batterista italiano ad avere un importante riconoscimento da un grandissimo batterista, che è un grandissimo, possiamo dirlo, un caposcuola, tra virgolette. Sì. Eh, di una certa um, metodologia part... che è utilizzata in tutto il mondo, e però vorrei lasciare a te la parola. Prima sì. introduciamo un secondo chi è la persona dalla quale hai ottenuto questo riconoscimento, quindi il maestro Gary Ceffi. Eh sì. dunque, prima del seminario del 1990 di Vinicolo Aiuto a Roma, mm -hmm. eh, io non sapevo chi fosse eh, Gary, quindi. Eh... Per chiunque fosse stato presente in quella drum clinic si ricorderà di un ragazzino di 18 anni e molti registrarono una cassetta. Veniva chiesa a tutti di stoppare le registrazioni, ma nessuno lo fece. Ah, e okay. quindi chiunque ha quella cassetta si ricorda di questo, che alzava sempre la mano perché andavo da revolver a comprare i dischi circa uno ogni due, due mesi circa. E mi informavo dalle riviste specializzate dei dischi da acquistare e, e mi capitava sempre questo nome sotto Coraiuta, aiuta. ma lo conoscono tutti so, tutti, pure, certo. pure l'uomo della strada ma certo, <ride> ma certamente e, 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 e Quadro Musicale all'epoca, un negozio di musica che stava in via Vignapia a Roma eh, organizzò un seminario Ok. capirai, cioè, la maggior parte dei dischi che avevo c'era lui. lui io voglio andare a vedere chi è e quindi nell'attesa mi fecero vedere anche il, la videocassetta dello Zildjian De dell'84, quindi avevo il ricordo quella fisionomia, era il 90 quando venne a Roma, quindi quando arrivò al locale classico e furono due giorni di clinica poi diventati uno per problemi di tempo mm -hmm. suoi, comunque un intensissimo giorno, proprio full time. Eh, vidi arrivare uno e, e non lo riconobbi, senti partire la frase, ho fatto ma questo, è? insomma feci tante domande perché, perché avevo comprato i dischi in cui c'era lui, li avevo portati anche con me, eh, lo stesso fece anche con Steve Gadd nell'88, con Billy Cobb un po' nel 93, chiunque andai a vedere portavo i cd originali e me li facevo autografare e mi facevo dare indicazioni, quindi quella volta fu particolare che andai a farmi la foto, la, la, la classica insomma, cosa per noi da mettere da una parte per, per autostimolarsi, eh, cosa che fanno tutti, è lecita. Mm -hmm. e, e lui mi disse, no, 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 ma che autografo e foto? Sì, sì, facciamo dopo, ma tu chi sei, che fai? E io studio per conto mio e mi piace molto come suoni, ma studi da solo? Sì, no, no, da solo non fare da solo. Io ti consiglio di andare dal mio insegnante se vuoi... Vini con l'aiuto e ti ha detto sì. così, bellissimo. E, e io gli ho detto, boh, non so chi è, non so come raggiungerlo. E lui mi disse: Guarda, Gary Ceffi è eh, il nome del mio insegnante. Eh, il numero è sui libri di musica. Infatti, è una delle cose che ricorda a memoria, assieme a tutti i libri, è anche il numero di telefono di Gary, che era 617-323-1154. 16 fette. White Hawk Road della strada, Boston. È un bellissimo posto che adesso faccio un po' come Man in Black, cioè me lo guardo dal Google Maps spesso e vado a vedere que quella casa. Se dove... c'è, se, se lui <ride> passa. Perché mi manca, mi manca quel rapporto. È un rapporto personale. Adesso, certo. by, insomma, facendo un salto di anni, quando andai da lui eh, eh, ed entrai come ho fatto oggi qui dentro, eh, Capì che ero io e lui, e so che può sembrare ridondante, ma quando si è eccessivamente fan di qualcosa, di qualcuno, come lo, può lo si può essere per una donna che mm -hmm. ti idealizzi troppo, anche i musicisti idealizzarli certo. troppo, si entra in un meccanismo strano per sì. cui eh, quando incontri quella persona, a te suona quella persona, a me almeno fa così, ti suona di tutte le cose che gli hai sentito fare, ma non l'hai mai incontrato, quindi non sai in quel momento cosa potrà accadere, se gli piacerai, certo. se gli andrai a genio, se non funzionerà, se non, non ti piace è, tutto è chimica anche lì eh? è chimica, sì sì, assolutamente, risonanza rapporti, empatica è no? in sì, sì. E, e la cosa che mi, mi disturbò di me, che pensavo di essere più preparato quando feci l'audizione, quando cominciai a suonare invece mi si è seduto sulla batteria con lui vicino e mi sono sentito spoglio uno che non sapeva fare niente. Mm -hmm. Quindi lui, siccome ha avuto a che fare sempre con tanti, tanti batteristi, eh, mi ha messo a mio agio. Eh, prima mi ha fatto suonare libri mi ha lasciato sfogare, prendeva appunti. Poi ha preso una parte per Big Band eh, ed era un, un, un precursore di quello che poi ho visto fare in Italia perché da lui era già tutto sistemato, come stai magicamente sistemato tu qui. La cosa era una roba del genere, cioè mm -hmm. potevi registrare la lezione, era potevi pronto, suonare, sì, cioè, sì. tutto, ma era il 1990. Da 7. Quindi, tanto tempo fa, sì. Eh, sì, mi... sì, sì, inizio del 98, cioè insomma, tanto tempo fa già c'era questa, questa roba qui, e, ed eri certo messo in condizione di lavorare bene. Certo. Ma quello che, che lui offriva era un sistema asettico: okay. nel senso che, uh, come mi insegnano i più bravi maestri che ho conosciuto nella vita, anche del settore classico. Eh, 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 un conto è imparare e prendere lezioni per eh, emulazione. Certo. Quello già di mio ne facevo tanto perché mi coprivo abbastanza di ridicolo vestendomi come i miei beniamini, mettendo a be battere come i miei beniamini, camminando come loro. Ho scoperto che è una cosa abbastanza diffusa. Come dice Sonny Rollins, sai, siamo tutti derivati da qualcosa. Non c'è certo, sì, un sì. originale, una persona, il primo, non esiste. Mm -hmm. Financo Stephen Hawking racconta questo. Nei suoi libri non c'è il primo giorno in cui è nato l'universo, è una combinazione, quindi c'è stato senz'altro uno come me che si è ispirato a Vinnie, che si è ispirato a Tony Williams, il quale si è ispirato a sua detta a Max Roach, il quale si è ispirato a Buddy Rich, Luis Belson, il quale si è ispirato, insomma, io non sono amico di queste persone vorrei mettere il punto sul fatto che queste sono storie raccontate, così come quando lessi Jazz di Enrico Polillo, che è un bellissimo libro diviso in due parti, da una parte la storia della musica dall'altra le biografie in breve mm. eh, io non c'ero lì quindi certo. se io prendo un bel voto o sono considerato una persona erudita ma io non ho vissuto con quelle persone, io non ho vissuto con Coleman Hawkins, non ho vissuto um, con, con Lester, Lester Young io, io apprendo di queste storie, quindi è, è vero che si può diventare maestri riconosciuti di qualcosa che fa parte di un processo che per induzione, no? per, per la tua capacità di lettura, e immagazzinare, eh, rendere tuo qualcosa che però non è tuo, è il cioè. mondo e la vita di un'altra persona. Dove voglio arrivare? Che guardando questo, questa forma di erudizione per eh, apprendo... E quindi Scimmia vede e Scimmia fa, diceva una volta ho Gianfranco Diletti che era uh -huh. un giornalista che scriveva per chitarre molto in gamba. Eh, Scimmia vede e Scimmia fa era quello che avevo sempre fatto. Con Ceffi mi è successo che non dovevo copiare niente, anzi sì. tutte le volte che copiavo qualcosa, anche adesso mi scriveva e mi diceva questa cosa non è originale, ma anche le collaborazioni, arrivo al punto, è successo un anno fa che. Uh, da che ero a Boston sono stato suo studente qualunque, fino a quando uh, dopo tre mesi che ero a Boston ho dovuto tornare per forza, sono dovuto tornare in Italia eh, per il visto certo. e lui mi fece la mia prima raccomandazione per gli Stati Uniti, eh, non sapevo che lui riceveva il Neosabbatical ed era autorizzato come insegnante privato, come Don Famularo, come… Uh, chi c'era all'epoca? Gio Morello, mm. uh, sono que quelli che come insegnanti privati valgono quanto una struttura privata, riconosciuto dal governo degli Stati Uniti sì. come patrimonio nazionale Pensavi. per aver prodotto arte. Quindi Pensavi. riceve anche una sovvenzione dal governo. Per cui Ma mica è l'unico, ce ne sì, sono sì. i nomi che, che si fanno per la maggiore, nel, come adesso si chiamano Clinician, con quelli famosi come insegnanti, mm -hmm. cioè quelli che hanno avuto il guizzo, l'idea di una certa. Combinazione di cose che può portare il prossimo ad evolvere, non a guardarli come qualcosa di inarrivabile, ma ad evolvere. Ad evolvere, sì, sì. Eh, ecco, questi vengono sovvenzionati dal governo degli Stati Uniti, quindi eh, fece questa lettera di raccomandazione e ho scoperto con l'ambasciatore, insomma, americano in Italia, via Veneto che era un, una raccomandazione valida come quella di una scuola a tutti gli effetti. A tutti gli effetti. Tu quanto tempo hai studiato con Garice? Io ho studiato quasi due anni. Quasi cioè. due? Anni. In maniera continua? Sempre, tutti i martedì o tutti i giovedì. Me lo ricordo perché io da bravo italiano, non parlando bene e non capendo bene l'inglese, da bravo italiano credino ci sono gli italiani intelligenti, io non ero uno di quelli più intelligenti. <ride> Thursday e Tuesday sono diversi. Per so me era uguale. E ho saltato il martedì e mi sono presentato giovedì e lui era con Abraham Labore in Brasile a suonare. No! Quindi io mi sono presentato, mi ha aperto Carol, la moglie mi fa: Ciao, faccio in italiano, no? ciao. E dico: Carol, sono qui per la lezione. Gary non c'è? Come non c'è? Eh no, non, non c'è. Ah, ho sbagliato giorno? Credo di sì. Vabbè, riprendo il puma, vado a casa e Mario ho un messaggio dal Brasile lui mi chiama a casa, Aspetta, dove ma... ero, perché ero quel per... questo era il periodo che ti sto raccontando, è quando sono tornato perché ho vissuto per un lungo periodo in una sala prove. Okay. Quindi poi ci sono stati i miei amici che hanno avuto pietà di me e la prima volta che sono stato ero a casa con Nicolò Cattaneo e Sandro Scoccia, che è un insegnante di Berkeley di basso ora, ero in una casa. Quando sono tornato ho perso la casa e ho vissuto in una sala prove quasi tutto il periodo, finché hanno avuto gli stessi pietà di me, avevano affittato la stanza ad altri ma poi mi hanno detto Ferroni guarda sei aperto un posto se ti interessa insomma non state in mezzo ai topi vieni vieni. Da noi ma tu vieni in una sala proprio non, sì perché non ce l'avevo i soldi per che per, spettacolo per, però, però vedi la determinazione poi dice uno ottiene riserva però è quel, quella, sì. quella spi, quello spirito che dici io resisto a tutto perché voglio sì. fare sì. questa perché questa volevo cosa capire come funziona. perché nelle mie orecchie avevo questi batteristi quelli che, che, che tu ascolti tutti cioè avevo l'occasione di vedere io cosa sapevo fare se riuscivo magari a a far venire voglia di suonare a qualcun altro, ok. E, 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 e quindi, però, quando, quando facevo delle cose mi sentivo proprio inutile, non so come dirti, era, era quello che facevo non aveva spessore. Mm -hmm. Non che adesso abbia uno spessore, ma una consapevolezza alta, ok. E, il fatto di essere efficace o no dipende da chi mi commissiono un lavoro, o da chi ascolta il disco. Cioè. Ah, eh, diciamo, eh, tornando al, al tuo percorso di studio, lo sai qual è la cosa bella che si avverte eh, dalle tue parole? Che tu eh, in stai legando perfettamente in un discorso unico la musica e lo studio sì. Qui, ed è esattamente il messaggio che io cerco di far passare eh, con le live, quando invito i batteristi e anche un pochino in tutto quello che faccio diciamo così sul web perché mi sono reso conto che eh, c'è un, un problema oggi come oggi dove si sta troppo separando l'aspetto tecnico dall'aspetto artistico musicale quindi sì. chi si avvicina alla musica eh, io in verità ti sto usando, tra virgolette, in questo momento perché l'idea mia è quella di prendere dei batteristi professionisti che hanno alle spalle un vissuto importante e eh, attraverso la loro voce far passare il messaggio che l'obiettivo è fare musica, non suonare la batteria. Okay. Secondo me, l'ho detta molto però, Ottimo. è quello perché, vedi, noi siamo partiti da Cari che peraltro tu, come stavi accennando prima, è... Eh, ti dà un sistema di studio non incentrato su uno stile, mm -hmm. ma sulla possibilità di evolvere te come artista, anche se tutti quanti pensano che Gary Sheffy sia il, il, il metodo di Gary Sheffy, da quello che io, per, per il poco che lo conosco, non, ovviamente non ho la tua visione, eh, però è un metodo che ti fa: che ti apre le porte per poi poterlo applicare. Laddove tu lo senti, ok? Quindi dove, quando stai facendo musica. Sì. Questa cosa oggi come oggi si sta perdendo. Sì. Si sta perdendo anche purtroppo anche grazie al web, perché eh, tutti quanti eh, mettono un diciamo troppo, si esibiscono troppo e cercano di attirare i click parlando dell'ultima tecnica, dell'ultimo esercizio studiato ma senza il contesto purtroppo e quella lì è una cosa che secondo me danneggia in verità i, i, un po' tutta la musica dall'insegnante bravo a chi, al concertista e così perché le persone cominciano a fare attenzione solo all'aspetto tra virgolette tecnico scenografico e non si ascolta più oggi la cosa brutta secondo me è che la musica la si guarda e non la si sente con le orecchie quindi la cosa che mi faceva piacere, diciamo che passasse anche con la tua testimonianza, è proprio quella che anche un metodo come quello di Gariceffi, un sistema di studio, in verità, è al servizio della musica. Sì. Mi piacerebbe che tu mi parlassi un pochino. Toccassi un attimo di, proprio in, in tre parole vedere come funziona il suo sistema attraverso okay. i suoi libri okay. e come tu lo applichi. Okay. Proprio, cioè, ovviamente, non poco, è poco. Una, non disani, so. una disamina troppo specifica, dovremmo fare un anno di lezione. <ride> Però, sì. diciamo, è per raccontarlo un attimo, perché se questo messaggio passa, sempre più persone poi andranno, credo, nella direzione di ascoltare musica sì. e di vederla con un occhio diverso, piuttosto che la cosa pirotecnica. Insomma, come funziona il sistema di riceffi? Allora. Eh, non spoilerò niente sulle mie lezioni dicendo o su quelle di Gary stesso, quindi mm -hmm. dico, dico quello che lui ha sempre detto: che certo. magari è stato poi raccontato e riferito. Un po' come la, la storia del telefono senza fili, e tu dici all'orecchio una cosa uno, e poi ti ritorna sì. <ride> una cosa completamente diversa. diversa sì, sì, sì. Ne parla pure Alessandro Manzoni. Che stava con i Proventi Sposi. uguale sì, 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 sì. eh, ehm, Funziona che è una. È una Analisi che lui ha fatto ascoltando i dischi che sono usciti, non ha scritto un libro mettendo dischi affando dei numeri. Certo. I numeri servono per togliere dallo studente chiunque esso sia, professionista, lo stesso insegnante, anche io stesso, quando correggo le mie cose e comincio a studiare e a rivedere le mie cose, che hanno preso una brutta piega. Avendo dei numeri non sei è portato a, ad avere una sovrastruttura. Uh, di, delle, delle, si, si chiama del significante. Mm -hmm. Quindi, quindi Uh, il maestro Celibida, che nella musica classica lo riferiva riguardo alla fenomenologia, cioè sì. guardare oggettivamente una, una parte, oggettivamente, cosa accade là dentro. Certo. Poi dicevano i praticoni, suoniamo come è scritto. In realtà, quando si compra il metodo dove sotto, sotto c'è un grande nome, c'è un guaio che pure io, pure io casco in quella cosa, cioè che è il, cosa, il significante... Non il significato. Uh -huh. Io ho da vedere che è un metodo, per dire, nominato prima, di Orazio Hernandez, uh, così io finalmente studio l'Afro-Cuban. No, perché quando sono stato da Orazio quello che abbiamo sentito era la santeria e certo. l'origine di quella roba ha a che fare con la danza. Ma guarda un po' anche nello swing è la stessa cosa. La danza, sì, sì. Ma, ma insomma, avrò delle informazioni sbagliate da italiano, certo, perché se parlo con gli Appennini di una cosa che è accaduta... Nelle Ande o è accaduta nel Quebec, che ne so, posso ipotizzare? Meglio che vado là, certo. sono andato adesso con internet e ci faccio prima perché faccio le lezioni a distanza con un personaggio. E che cos'è? Nel significante, sei nei guai, frate, sì, sei sì. nei guai perché non stai studiando qualcosa che ti porta a ragionare, ma come ho fatto anch'io per un sacco di tempo, ho sbagliato, meno il microfono sta qua, <ride> <ride> eh, ho copiato quello che vedevo, sì, figo sì. eh. Eh, eh, sì, figo, non è, non, non è pensato proprio a niente se, se, se Gary quindi diceva ma se tu hai la figura della cassa in una certa posizione riusciresti a fare i fill senza spostare quella figura della cassa in modo che la cassa rimane col basso? risposta no c'è un percorso per farlo ma poi qualora sia richiesto perché non è che ogni volta che tu suoni poi stai a fare il fenomeno per cui rimane la cassa eh, sul basso e tu ti muovi intorno ma quale sogno è? I dischi che, che sono pubblicati, che uno l'abbia ascoltato o no, ma i dischi che io ho fatto, sono dischi di persone che non sono batteristi, ma hanno chiamato apposta. Lo specialista serve, quindi. Che deve di... valutare nel momento sì, cosa fa. Cioè... Quindi il metodo carica consiste nel renderti conto di cosa stai ascoltando, questo okay. è il metodo, la prima cosa. Sei sicuro, come successe quando mi fece l'audizione, che stai ascoltando quel brano di Michael Breger ma hai capito Adam Nussbaum cosa sta facendo ma sei sicuro mm -hmm. quindi il sistema che lui anticipa su Time Functioning Pattern quando parla dei fatback i fatback diventano A, B, A, C non è una, una, una cosa che ha inventato lui ma è una conseguenza della musica perché ho, io quando andavo a lezione da lui volendo valorizzare una frase una frase che mi ha detto in 40 minuti di lezione mi ha detto una frase mi ha detto mi trovi in quali dischi c'è questo argomento che si chiama ABAC dei fatback. Io sono andato a casa e in due settimane ho tirato giù una lista di 120 pezzi Madonna. che ho io che avevo io, no? che mi ha detto qualcuno, dove io ho riscontrato e la sharing. forma ABAC, dove ho riscontrato Stiging, dove ho riscontrato una serie di cose. I dischi erano multistile, cioè il PDF che poi stampiamo. Insomma, poi faremo vedere mm -hmm. quando sarà, e quindi è Rendersi conto del sistema di Gary che eh, veicolando l'effetto di quello che tu stai suonando in uno stile e studiando quello stile secondo la tradizione e avendo a che fare con quale sistema asettico guarda a quello stile per migliorare la mia prestazione in quello stile, uh -huh. non in linguaggio ma la questione strettamente meccanica, innanzitutto, meccanica. perché non puoi prescindere da questo suono di batteria, certo. Eh, quindi questo questo è il sistema in breve: renderti conto di cosa ascolti, essere pertinente allo stile. E per essere pertinente allo stile, non puoi studiare i pattern. Infatti, il, la, la cosa che lui fa è che sì, ha scritto libri pattern, ma proprio non vuole ascoltare i pattern quando studi. Mm. Finché sei nel pattern, finché sei. Nella... tu stai capendo che effetto fa spostare una mano, spostare i doppi colpi con la sinistra in una direggiatura quella direggiatura che cos'è? per esempio lo swing a mani separate è un 6b mm -hmm. che per altri è un paradiddle diddle che incomincia sul secondo wow, tin, 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 tin. dal momento che io ho a che fare con una direggiatura del genere che succede se sposto la mano sinistra che è quella che normalmente non mi viene da spostare mm -hmm. che effetto fa se ho a che fare solo con i metalli o solo con i tamburi e se questo spostamento accade secondo una forma, se io lo spostamento dalla sinistra lo definisco una misura secondo un movimento, che sono parallelo, obbligo al contrario, secondo un movimento, ho una sezione A dove la sinistra mi si sposta, la diteggiatura del 6B uh, per una misura soltanto tra Charleston e primo Tom. Mm -hmm. Poi ho una B, quindi A, la prima misura A mi si sposta così. Mm -hmm. Poi avrò una B dove sposterò soltanto il doppio colpo della sinistra. Poi mm -hmm. ho di nuovo la A e rifarò quella cosa. E poi una conclusione, una C dove sposto tutte e due le mani corrisponde a una forma musica tradizionale. Strofa, ritornello, certo esattamente. Quindi certo. io già so che studiando i feedback come A, B, A C, avrò una rispon... corrispondenza, corrispondenza sì, sì. con la realtà. Esattamente. E stesso vale per sticking. Quindi, quindi lui la, questa codifica l'ha fatta, come dicevi. È proprio questo: cioè io ascolto, vedo nella musica quali sono le formule, tra virgolette, sì. che poi vengono, perché poi, alla fine, quando vengono molto ascoltate, molto suonate, vuol dire che fanno parte della, della coscienza collettiva, se vogliamo, in qualche modo. Sì. Cioè, c'è un inconscio collettivo. Sì dal quale io vado a tirare fuori questa roba e in qualche modo lui l'ha codificata oh, certo. quindi questo è importante cioè, come l'etimologia è... della parola mi diceva Ges che cos'è Ges e chiaramente mi ha dato la, la definizione di Ges che cos'è swing? Uh -huh. uh, molto spesso mi ritrovavo a studiare jazz, almeno qui da, da noi, e, 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 e so che ci sono degli insegnanti che sanno cos'è, ma ci mancherebbe. A me non mi era capitato, quindi uh -huh. parlo per me, certo. come mi ha insegnato Adamus Baum direttamente. Quando riferisci le spazio, dici secondo me. Sì. Quando parli di qualcosa, non generalizza, di, a me è accaduto. Quindi, a me è accaduto che quando facevo le lezioni di jazz, nessuno mi dicesse cosa fosse jazz. jazz. <ride> Quindi, poi, tra le cose più accreditate c'è la storia di un giornalista che ha recensito una, un evento sportivo dove la squadra, eh, sai, da noi non voglio far polemico, però da noi c'è Pedaloso che entra in gioco come nell'Accademia della Crusca riconosce Pedaloso in America tiro fuori il jazz fa capire insomma sì, sì, un sì. po' anche la cultura come si muove delle volte no? però siamo un popolo che ha, che, ha, che ha divulgato la cultura in tutto il mondo un po' ci, ci siamo fatti un po' colonizzare un po' prendere le fregnacce secondo me è vero però che uno mi, mi si inventa un giornalista jazz vuol dire che, un, che una squadra ha vinto il campionato facendo un ottimo lavoro di squadra divertendosi porca miseria sì, non sì, è sì. una roba che riguarda suonare a piedi scalzi, eh, sì, 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 eh, certo. farmi pelato, perché non c'ha a che fare col vestito che ho. Certo. Questo dei grandi batteristi che stanno anche a Roma lo riconoscono tutti, sì, 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 ma sì, purtroppo sì. poi si fa a voce di popolo in maniera sbagliata, cioè tra i batteristi, stesso Claudio, ma anche Lorenzo Tucci. Sono quei batteristi che non stanno a guardare come ti stai vestiti. Pure certo, loro vanno, sì, su, sì. vanno vestiti bene. Lorenzo è sempre dignitoso quando suona. Sì. Io l'ho incontrato sul palco tante volte. Eh, che ti posso dire? John Arnold, per dire un batterista, sì. che, che porca miseria una, è, una, è un animale, sa benissimo le cose di cui sto parlando. Perché, però, di queste minoranze non vengono fuori queste caratteristiche? Perché in generale si preferisce stare a guardare la Vest... superficie del mondo. Quindi quello no? che ti dicevo prima. Mm. Senti, allora andiamo. Allora, io lo farei, adesso che abbiamo un pochino definito l'ambiente sì. no, di questo argomento, ci fai vedere questa cosa che Gary Chaffi ti ha consegnato proprio... Oh. Cioè, sì, io qui sì, sì. l'abbiamo poggiato Prendo, qua. Questa sì, cosa, sì, 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 sì ma insieme, Cioè, questa sì, è, sì. in effetti ha un valore incredibile. Questa sì, non so cosa. come qua, la devo mettere col tipo, ce lo Guarda, là, verso là. Verso là. Uh, Questo praticamente eh, sì. raccontami che cos'è e perché Gary Ceffi te l'ha inviato. Tu sei l'unico italiano ad avere questa cosa. Eh, a quanto pare sì. Poi mi è costata tanta fatica, perché alla fine è una cosa che non si acquista. Esattamente, eh, ce l'hai solo te. Eh, infatti poi eh, autografa di, di Gary Sheffield. Sì, sì, è sì, incredibile. Eh, non vuol dire essere migliore di qualcuno, eh. Non, no, no, però è importante capire, è importante capire, no, no. Importante capire, no. no? Allora, la storia che c'è dietro. come dicevo prima, un anno fa, che faccio, la metto qui? Sì, 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 sì assolutamente. Un anno fa uh, Gary mandò questa mail a... Casey Shurel, a Ken Woodenhardt, a me, a Jonathan Mover che era a capo di tutto il movimento di questa faccenda, per cercare di capire in quali dischi dei, dei suoi studenti, calcoliamo che lui insegnando dal 77, di studenti ce n'ha migliaia, lasciamo perdere, chiunque è passato lui. Quindi il fatto che mi abbia scelto. Che so un po' strano, non è perché so più bravo, perché so un po' strano, è un po' combattuta la storia, cioè, è, a, me mi arriva, a me è arrivato come un po' questo non ho capito se c'è fa o okay. c'è, perché? Perché, perché uh, da tanti anni cerco di, di, di uh, divulgare questo sistema, mm -hmm. perché spesso anche su, a detta di Claudio Mastracci, che mi chiamò la Se Lewis un periodo per raggiustare un po' di cose, viene riferito come libro di testo e uh -huh. invece un metodo. Uh -huh. Però ovviamente poi siamo presi dalle cose de della vita, perciò eh, passano, so, diventa una moda anche quello che non vuole esserlo purtroppo di questi tempi. Quindi Gary di sua iniziativa mandò questa, questa mail e io ho cominciato a mandare materiale. E lui chiede, lui chiede bo, tu che sei stato mio studente, fammi vedere le cose dove secondo te sì. hai applicato i miei insegnamenti sì. musicali eh, nei dischi che hai fatto. Sì. e quindi volevo, se, se, se riesco in questa impresa, spaccare questa, questa tradizione che esiste l'uomo, il superman, che dice agli altri come fare... Non funziona così. Le prime cose che gli ho mandato gli hanno fatto schifo, eh, Perché gli ho mandato i soli di batteria? Certo, ho sbagliato, ma chi non l'avrebbe fatto? Ho mandato i soli di batteria, quindi estratti di concerto con i soli di batteria. Ah, per favore, senti, mi fai sentire qualcosa? Dico, ma quello viene da un live, ma non voglio il solo di batteria, voglio sentire i brani. Gli mando dei brani e purtroppo, purtroppo per i leader di questi progetti non sono piaciuti. Non sono piaciute le composizioni mm. e, e risultavi e... professionale, te Professionale è... anche gli altri musicisti. Cioè, complimenti a chi ha suonato qui, certo. Questo progetto proprio no, questo no. Ancora è durata un anno, sta roba quindi. Mail tu, mandavi mail, beh, mail. Beh, beh, poi beh. il tempo che lui aveva di ascoltare perché ascoltava tutto. Ma insieme a me, alla prima mi ha chiesto una pausa, una tregua di due mesi e passa perché gli hanno arrivati 14 video tra tutti quanti. Certamente, qui doveva stare a vedere le cose e. Quindi poi è sparito, per un po' poi mi ha fatto realizzare una cosa molto difficile, cioè mh, eh, con la mia compagna con Laura Zara Zarali eh, realizzammo un arrangiamento che poi non è una cosa originale nostra, la rivisitazione è stata fatta da lei come arrangiamento, ma è stata presa da eh, Afro Blue nella versione dell'arrangiamento di Robert Glasper, mm -hmm. eh, quindi sono stati cambiati un po' gli accordi adattati per la situazione e registriamo una cosa io e lei. Eh, lei la voce, io la batteria, ehm, con sotto un rozzo che faceva mm -hmm. il tema per argomentare qualcosa che fosse riferito a un evento reale cioè ad Afro Blue riarrangiato certo. da e lui mi ha detto ma no ma questa è stata fatta apposta io voglio sapere in fase naturale quando tu non hai, non sapevi che a me servisse Certo, insomma è dura quindi ho cominciato a mandare i dischi e a un certo punto uh, si è cominciato ad ammorbidire di più okay. e ha cominciato a consigliarmi come potervi fare meglio, eh, come poter lavorare in una certa direzione, come cercare di personalizzare delle cose dal suo punto di vista. Uh -huh. E quando finalmente ha avuto la lista di tutte le cose, ha ascoltato tutto quello che ho fatto nei dischi, non, sì, non sì. i solo, non sì, gli sì, esercizi, sì, sì. Sì. Okay. e ha voluto anche ascoltare gli allievi che per me sono dei batteristi, alcuni anche più bravi di me che io ho seguito quindi ho dato i link degli studenti uh -huh. che io ho aiutato nel corso degli anni e che si sono distinti uh, per i lavori discografici uh -huh. non per i clinician non so se riesco a spiegarmi certo, non certo. voleva proprio sentire la batteria da certo, sola sì, sì, ma sì, fa sì. sentire uno studente come suona come suona nella musica che è proprio quello sta. che diciamo sempre certo, sì. Sì, sì. e gli ho mandato quelli che secondo me potessero essere buoni e uno in particolare piacque molto e sparì dopo che mi arrivò a casa questa questa questa, questa certificazione di Uh, Master Teacher in Pattern, cioè che riguarda tutto il sistema Tutto il sistema Dei quattro libri applicato chiaramente dal mio punto di vista nei dischi che ho suonato Quindi, quindi bisognerebbe musica. ascoltarmi un po' nei dischi, non mi sembra può prendere no no, una... no, 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 faremo una... questo Allora, sì. quindi vengo alla sì. cosa pure, a una cosa che dobbiamo lanciare Perché ormai ci siamo quasi sì. La live che farai qua Allora, eh... Quello che, che la, generare musica, no? sì. è, è il titolo della tua live, sì. e, ed è proprio questo che, che, che cercheremo di far, di far uscire: cioè mettere la tua cultura, il tuo trascorso, la tua anche sensibilità, al flusso di coscienza, cioè una serie sì. di cose sì. che vengano aperte in tempo reale per creare un brano magari con, delle, con un canovaccio, con un'indicazione di massima con gli altri musicisti che ti accompagneranno, che peraltro salutiamo, io non, non sì, mi... Dico, eh... Stefano Profazzi, Stefano Profazzi la chitarra e Roberto Lomano col basso. La cosa è proprio questa, cioè, eh, applicheremo, cioè applicherai eh, e spiegherai come è possibile generare musica sì, sì. per far capire cosa, innanzitutto, sempre quello che diciamo, che la musica deve essere un pochino, cioè bisogna avere una conoscenza tale che ci dia la possibilità di generare musica, di essere sì. nella musica e questo è un argomento molto bello, molto profondo che ovviamente non si può risolvere in un'unica live ovviamente però diamo, proviamo a dare lo, lo spunto iniziale sì. e questo è importante, è veramente importante questa cosa quindi io maestro non ti voglio rompere le scatole no, troppo diciamo su questa, su, su questa cosa e anzi non vedo l'ora che arrivi il momento della tua live abbiamo un problema sì. in verità che eh, dobbiamo un attimo capire, eh, visto che siamo in, in periodo Covid in questo momento, eh, la tua live in verità è fissata per una data, che non diciamo però okay. per scaramanzia. Okay. Nel senso che dobbiamo vedere come zone rosse, zone gialle, zone verdi si evolvono in questi giorni. Però visto che oggi era possibile incontrarsi... Io ci ho tenuto veramente a, a farti essere qui a Grazie. condividere un piccolo, una piccola fetta della tua esperienza e per dare un piccolo stimolo ai ragazzi che ci seguono. Ok, Grazie. appena, ragazzi ehm, troverete sul se ci seguite sul canale Telegram che è t.me, slash Drumstart eh, oppure sulla community eh, di Facebook che è eh, Drumstart Club. Lì trovate le, le informazioni in anteprima. Ok? Quindi lì, se state sul canale Telegram o sul gruppo Facebook, saprete con un certo anticipo quando. Pierpaolo Ferroni verrà a fare eh, la live qua. Maestro, sarai seduto esattamente qui dietro. Yes. Qui dietro. <ride> che l'ho fatta diventare questa, la sala di Gheri, eh? l'ho fatta diventare tante è, è cose. È meraviglioso. Oggi, <ride> oggi, oggi questa stanza è mutevole, no? È, Ma però, sì. è, è, però è bellissimo. Queste sono sì. veramente le cose, perché si sente nelle tue parole la vita vera. Eh, sì, sì. Cioè è bello quando io ho la fortuna, che è capitata ormai per caso, di poter coinvolgere in questa avventura della condivisione dell'esperienza vissuta sul campo, io evito quelli che non hanno esperienza e invece faccio di tutto per riuscire a trasmettere attraverso il canale YouTube, eccetera, la vita vissuta dei batteristi veri, ok? Di, di tante persone giovani o con grande esperienza, quindi emergenti e non, che... Eh, hanno qualcosa da dire che parte da qua, no? E questa è la cosa bella. E tu, secondo me, sei un, un vulcano da questo sì, punto tantissimo. di vista. E, e, e non vedo l'ora di poter fare questa trasmissione insieme a te, veramente sarà una figata assurda, sono, ne sono sicuro. Tu secondo me sei un grandissimo musicista. E, e nella live che, che, nella live che hai proposto, quindi generare musica, secondo me, mh, si capirà molto bene. Qual è la differenza tra l'esercizio e la comunicazione attraverso sì. la, la musica, sia con gli altri musicisti che poi il messaggio che si vuole trasmettere? Sì, con questo non, non voglio dare l'impressione di essere qualcuno che sa che ha una verità. Insomma, no, qualcuno... no, 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 assolutamente. No, è, 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 mi interessa più come. Come leggo la questione teorica a quella pratica? Esattamente. Di come, Beh, la... è come dire che no. tu sei un mezzo per far passare sì, questo sì. messaggio? no? Ma non è che ho ragione su no, qualcosa. No, 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 no è chiaro, è chiaro. E che davvero corrisponde a quello che ho studiato? Non c'è, come dicevi tu prima, una dicotomia tra studio e, e, e realtà musicale negli anni ho imparato grazie anche ai cazziadoni che mi sono preso dei musicisti <ride> certo. Anch'io sono stato aggressivo con certi musicisti insomma io vorrei dire che tra i migliori musicisti con cui ho a che fare non ci siamo fatti manca niente ci siamo <ride> certo. trattati male ci Bene, siamo tolti sì, la parola sì, sì. Cioè, me la vorrei togliere tutta questa cosa patinata. Sì, cioè, sì, sì. La vita è così. Uno info, dei è grandi, la mia vita. No, no, eh. però, io condivido questa cosa. Uno dei grandi problemi di, di questo periodo è il politically correct. A tutti troppo, i costi, troppo scusami. Se è troppo, troppo. Se è, io sono d'accordo con te. Se è troppo, inficia anche sullo spirito creativo, eccetera, eccetera. Sì, Comunque, via. Chiudiamola qua perché, se no, Basta. poi bisogna sedersi alla battaglia. <ride> allora ragazzi, ci vediamo eh, su Drumstart Club su Facebook e sul canale Telegram perché... Vi dobbiamo dare l'anticipazione di quando Pierpaolo verrà qui per la live. Che purtroppo è una data che non posso darvi oggi per via che cambiano un pochino i decreti legge ogni giorno e non sappiamo bene quale sarà la data, quale sarà la data definitiva. Ve lo facciamo sapere tra pochissimi giorni. Maestro, grazie, grande. sei un grande, <ride> sei veramente un grande. E ci vediamo eh, prestissimo su, sui canali Drumstart. Ciao. Ciao.